È stata l'Italian Bahia d'autunno a chiudere la stagione e sciogliere le riserve sul nome del campione italiano Cross Country Rally 2016. Gara nuova del calendario nella serie tricolore AC Sport, organizzata dagli appassionati e professionali sportivi del Fuoristrada Club 4x4 Pordenone, capitanati dal vulcanico Mauro Tavella, che ha proposto una formula mediata dal passato, gara concentrata e imperniata intorno a Valvassone, il Valvadrome Village e i greti del fiume Tagliamento, che ha richiamato un buon numero di appassionati fuoristradisti. La località pordenonese si è proposta con l'inedita formula di gara su di un circuito appositamente allestito e ripetuto più volte dagli iscritti all'Italian Bahia d'autunno. Il Friuli quindi è sede del ballottaggio per l'assegnazione del titolo 2016 tra il campione uscente Lorenzo Codecà e Andrea Lolli, pluridecorato del gruppo T2 e del Suzuki Challenge. La classifica e i sondaggi pre-gara sono tutti a favore del campione milanese della Suzuki, che farà affidamento sul Gran Vitara 3.6 V6 T1, al volante del quale tenterà di chiudere a suo favore la partita. Affiancato da Bruno Fedullo alle notte, Codecà punta ad apporre anche il sigillo in gara, che sarebbe poi il quarto dell'annata, che gli permetterebbe così di firmare per l'ottava volta la serie nazionale. Una prova particolare, quella allestita dal Fuoristrada Club 4x4 Pordenone, alla quale non poteva mancare Elvis Borsoi, non solo per giocarsi le chance di chiudere la stagione sul podio della graduatoria generale, ma anche per ottenere quella che sarebbe la sua seconda affermazione assoluta in una gara di campionato. Il Veneto, navigato da Paolo Manfredini, si ripresenta con il rinnovato e competitivo Toyota Toyodelle per duellare direttamente con Codecà, con i friulani Andrea Tomasini e Mauro Toffoli, con il Peugeot prototipo GWR, ma anche con i protagonisti della gara tra i fuoristrada di serie. Come sempre avviene nelle gare di fuoristrada. Richiede massima attenzione il modenese Andrea Lolli in gara con Suzuki Gran Vitara 1.9 DDIS nei colori della scuderia Malatesta, per la quale gioca carte pesanti nella rincorsa al titolo assoluto di gruppo T2 e per il primato nel Suzuki Challenge, per il quale a contrastarne il passo sono Alfio Bordonaro e Marcello Bono, equipaggio siciliano della Poilucci Motorsport. È pronto a far suo il gruppo TH al novarese Gianluca Morra, ripetendosi dopo le affermazioni degli anni passati. Assieme al navigatore da Luca Abbondi si presenta come favorito nella corsa al titolo di categoria, ne è leader della classifica generale, ma non deve commettere errori alla guida del suo Mitsubishi Pajero 3.5 V6 della Stop & Go di Pavullo nel Frignano. Il driver novarese, campione in carica, è contrastato infatti da Margherita Lopes, a cui la matematica concede buone possibilità dopo le ottime prestazioni a podio. Nella gara potrebbero inserirsi i marchigiani Andrea Saviotti e Michele Mingarelli in gara con il Land Rover Defender, ma anche i conterranei Simone Grossi e Daniele Manoni, sempre al volante di una Land Rover Defender. Oppure Federico Crozzolo e Paolo Pasian con il Nissan Navara Ermolli, Francesco Ceschin e Simone Ferraboli con il Mitsubishi Pajero. Il gruppo TM vede alla via il friulano Angelo Montico al volante del suo quad side by side Yamaha, ma anche Nicolo Algarotti e Roberto Marzocchi. Fatto benzina e rifornimento eccetera, mettete le mani. La prima giornata di gara vede subito il comando Borsoi, rimontato poi da Codecà, che va a tagliare per primo il traguardo nella prima tappa. Andrea Lolli parte forte con il Gran Vitara nei colori della scuderia Malatesta, va al comando del gruppo T2 e della gara nel Suzuki Challenge, ma subisce l'attacco di Bordonaro, commette un errore al transito di un controllo orario e scivola in fondo alla classifica. Bordonaro chiude la prima giornata di gara al comando della categoria. Tra i TH è sorprendente il ritmo di Saviotti e Mingarelli, con il Land Rover Defender sta nei tempi a ridosso dei primi dell'assoluta, andatura elevata che mantiene anche con la sola trazione posteriore a causa della rottura della trasmissione.
Angelo Montico conferma grinta e competitività inserendosi nella lotta per il vertice. Al volante del Yamaha Quaddi, il friulano in coppia con Davide Rigoletto stupisce per i passaggi al limite, scalando le posizioni in classifica assoluto sino alla terza piazza. La seconda e conclusiva giornata di gara si sviluppa su due settori selettivi, rispettivamente da 39 e 59 km cronometrati, pari a un terzo dell'intero tracciato di gara da 160 km complessivi. La seconda tappa è ricca di colpi di scena, ad iniziare da Codecà che lamenta noia alla frizione dopo aver superato il primo guado, e con Borsoi che invece prosegue ad alto ritmo, dovendo però superare più di un concorrente che gli parte davanti. Il Veneto con il Toyota passa al comando e vi rimane sino a un passo dal traguardo. A 3 km dalla bandiera a scacchi, infatti, al fuoristrada Toyo Delle si rompe la crociera dell'albero di trasmissione, si trancia un cavo della batteria che innesca un principio d'incendio, determinando l'immediata fine della gara seduta stante e il ritiro per Borsoi e Manfredini. Fermi i leader, la vittoria in gara è andata dunque a Codecà Fedullo, che hanno totalizzato un tempo di 2 ore 5 minuti e 9 secondi. L'equipaggio Suzuki precede al traguardo Angelo Montico con Davide Rigoletto alle note. Il pilota friulano rientra in gara centrando un risultato eclatante con il side by side Yamaha Quaddi, vincendo una frazione cronometrata, chiudendo secondo con 1 minuto e 43 di ritardo dai vincitori. Terzi assoluti, anche se più staccati, sono Alfio Bordonaro e Marcello Bono. Con il Suzuki Gambitara 1.9 di DIS della Poilucci Team, i siciliani hanno conquistato anche il titolo italiano di gruppo T2 e il Suzuki Challenge, per il quale erano in corsa con Andrea Lolli e Francesco Facile. Quarti assoluti e ottimi secondi di T2 del trofeo Suzuki sono il veneto Mauro Cantarello e il mantovano Christian Darchi, bravi a regolare sul traguardo, i primi classificati tra i friulani Andrea Tomasini e Mauro Toffoli su Peugeot prototipo GWR e i varesotti Andrea Alfano e Carmen Marsiglia, protagonisti nonostante noie all'impianto elettrico. Sono i novaresi Gianluca Morra e Luca Abbondi a fregiarsi del titolo del gruppo TH. A bordo del Mitsubishi Pajero i novaresi hanno improntato una condotta di gara in funzione dell'affermazione tricolore nella categoria, ma sono riusciti a recuperare sino a concludere a pari merito con Saviotti e Mengarelli. I marchigiani sono veloci per tutta la gara nonostante la rottura della centralina e del turbo della Land Rover Defender, mantenendosi al vertice della gara grazie al consistente vantaggio iniziale. Prova decisamente sfortunata quella di Lopes e Briani, autori di ottimi passaggi con la Suzuki Gambitara, ma terzi al termine e attardati dallo stallonamento degli pneumatici anteriori, defaillance subita in occasione più di una volta. Alla Baia d'Autunno, in coppia con Roberto Marzocco, il bergamasco Nicolò Algarotti si è distinto ed è stato rallentato però da inconvenienti tecnici sul suo Yamaha Quaddi.